Daniele si reca in banca per aprire il suo conto corrente e, fra le altre cose, chiede di poter avere una carta di credito. L'impiegato della banca gli spiega che al momento non può soddisfare la sua richiesta perché Daniele ha appena iniziato a lavorare e non può fornire le garanzie richieste per l'emissione di questo tipo di carta. La carta di credito viene rilasciata concedendo una linea di credito tecnica, valutata in base al reddito del cliente, che gli permette di spendere denaro anche senza averlo a disposizione sul conto al momento dell'operazione. Gli importi relativi alle spese effettuate durante il mese non verranno addebitati al momento dell'effettuazione materiale delle singole spese, ma complessivamente entro la metà o alla fine del mese successivo. È possibile effettuare con la carta di credito anche prelievi di denaro, definiti anticipo contante, a fronte del pagamento di apposite commissioni di addebito. Gli anticipi di contanti, così come ogni altra spesa effettuata con la carta di credito, hanno come limite il tetto di spesa mensile che ogni cliente avrà inizialmente definito con la propria banca. L'impiegato spiega a Daniele che per poter istruire positivamente la pratica per la concessione della carta di credito dovrà dare garanzie accreditando lo stipendio sul conto corrente. Per il momento dovrà accontentarsi della carta di debito o carta bancomat, come viene comunemente definita. La carta di debito è uno strumento di pagamento che permette di prelevare contanti o di acquistare tramite POS beni e servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata. L'importo così utilizzato verrà addebitato immediatamente sul proprio conto corrente. La carta di debito, in alternativa alle carte prepagate, è ormai un mezzo sicuro per gli acquisti in internet, quando questo è collegato alle notifiche automatiche di addebito.